Benvenuti anche telespettatori di Sport Italia, anche siamo qui al CONI in via Piranese 46 a Milano e anche per onorare le squadre che hanno vinto l'Eurolega Coppa del Campione, non importa il nome, il trofeo che conta. E proprio dalla Comense abbiamo Viviana Balabio che ci presenterà chi c'entra. Adesso vediamo se... Mariangelo Cirone, c'è. Mariangelo, c'è. E Laura Spreafico, c'è? Ok, Laura. Io ero consulente a Venezia quando Mariangelo ha giocato per noi a Venezia, grandissimo playmaker. Quindi è la GSBA. Grazie Dan. Beh, direi che a questo punto su questo filmato che potremo tutti vedere, no? Dove ci sono alcune fasi anche diciamo di un basket di qualche anno fa, direi che non so, possiamo dare la parola ai nostri convenuti, dando la precedenza magari al gente di sesso. Viviana, ti do la parola, un commento per quello che è stata la tua esperienza in Coppa dei Campioni. La tua grande commessa. Sì, allora, per me giocare, io ho giocato, premetto, ho giocato sempre nella stessa società per 20 anni e sono cresciuta anche attraverso il settore giovanile e ho iniziato la carriera, diciamo, lottando per la salvezza. Dopo sono arrivati gli anni d'oro in cui comunque la commessa si è rinforzata e sono cominciati ad arrivare i primi scudetti. Di conseguenza la partecipazione alla Coppa dei Campioni, ai miei tempi era Coppa Coppa dei dei Campioni, Campioni, Coppa dei sì, Campioni. Tutti Coppa dei Campioni. qui, Coppa E, allora, la prima esperienza è stata nel 92, persa, diciamo, non arrivata in finale, terzo quarto posto, siamo arrivati terzi. L'anno successivo, 93, ancora in finale, persa di un punto allo scadere. Poi sono arrivate invece le vittorie del 94 e 95. 95 proprio a Cantù, e lì un'emozione grandissima, palazzetto pieno. Bellissimo, un'esperienza Me molto lo molto ricordo. bella. Te lo ricordi? Sì, la prima nel 94 a Poznan e poi nel 95 a Cantù. E sono sicuramente uno dei ricordi più belli perché il campionato italiano è sicuramente stata una grandissima esperienza, ma l'Eurolega mi ha dato la possibilità di confrontarmi con grandissime giocatrici e quindi vivere esperienze uniche. Quindi adesso che ho appeso le scarpe al chiodo da un po', rivedere le immagini è tornare un pochino indietro nel tempo ed emozionarmi ancora, perché sono stati sicuramente gli anni più belli della mia carriera sportiva.